Estate Leporanese 2019, Warragnaun, una serata all'insegna, diciamo, dei cantori, delle tradizioni popolari, della musica popolare, delle nostre origini, della partecipazione popolare, di quei suoni tramandati nei secoli che diventano musica, che diventano poesia, che diventano storia, che diventano tradizione. Poi parleremo con la leader Maria Moramarco di tutto questo. Intanto diamo la parola al sindaco. Allora, dottor Damiano, intanto una serata all'insegna di qualcosa che è popolare ma è tradizione, qualcosa che, così ho visto, abbiamo visto tanta gente in piazza che ballava, e la musica che trasporta. Sì, per noi è stato il premio più bello vedere la gente in piazza ballare e divertirsi, e di questo dobbiamo ringraziare questo gruppo che ci ha fatto trascorrere una bellissima serata. E, Warragnaun, questo nome è difficile da pronunciare, questa località dell'Alta Murgia barese. E ci ha fatto vivere dei momenti veramente emozionanti, perché la tradizione, diciamo, la musica popolare è qualcosa di molto importante, e siamo veramente soddisfatti di aver scelto questo gruppo. Siamo con il direttore artistico, una scelta vincente, ancora un'altra scelta vincente. Non è solo musica popolare, perché sarebbe limitativo, è un qualcosa che attiene proprio alle tradizioni, alla storia, al patrimonio di un'umanità. Esatto. Per me, cioè proprio emozionalmente, rappresenta proprio la parte interiore di ognuno di noi quando ricorda situazioni evocative, come in questo caso Maria Moramarco riesce a portare, come dire, in vita cose apparentemente lontane da noi, ma che convivono con noi anche nella realtà attuale. E lo si avverte quando poi alcune cose riescono ad emergere e prendono vita, come questa sera, no? Attraverso tutto il concerto c'è stato proprio un pieno di trasporto, sì, un pieno di emozioni, infatti lo sono ancora adesso. Grazie a Maria. Thank you.
Maria Moramarco, ho detto, ho usato volutamente l'espressione leader, questo Guaragnaun che ha un qualcosa di un suono quasi onomatopeico e però è anche un luogo. E allora forse in questa espressione si fondono sentimenti, luoghi, anche fatti storici, anche fatti frutto dell'immaginazione e forse la coscienza cantante, mi passi questa espressione. Guaragnaun di fatti è un toponimo, significa l'espressione dialettale di Garagnone, quindi è un luogo esistente, ancora esistente, e quello che poi ha dato il nome a questo, al gruppo. In realtà questa sera ce n'è solo una parte di quello che è proprio il gruppo storico, no? Perché quello che abbiamo presentato questa sera è in realtà un progetto diciamo monografico, particolare, tematico, è molto basato sulle corde. Infatti le sonorità erano soprattutto di suoni di corde. E sì, Guaragnaun è finito per essere il nome del nostro gruppo, perché in quella zona si concentrano tutta una serie di storie, di vicende legate alla civiltà contadina che di fatti non esiste più e però ha lasciato traccia nel canto di tradizione, che è importante rivitalizzare proprio perché nel momento in cui li si porta nelle piazze è un modo di portare a conoscenza. Un mondo genuino, in una sola parola. Un mondo genuino ma anche pieno di problemi di ieri e problemi di oggi, perché mai abbiamo avuto e continueremo ad avere atteggiamenti di nostalgia verso questo passato così terribile anche, e anche vuole essere in qualche modo un'espressione anche di denuncia di alcune problematiche, come dicevamo, legate alla situazione dei pastori che esistono ancora oggi, hanno cambiato forma, però i problemi stanno là, sono problemi di un'umanità sofferente. L'umanità sofferente è ancora del mondo contemporaneo. Ci presenti una parte della band? Infatti, una parte della band, Luigi, che fa parte appunto del gruppo storico, no? Perché oltre me, Luigi e Silvio Teo, il gruppo storico proprio Guaragnaun. Poi una parola per uno. Sì, Alessandro Pipino. Alessandro Pipino in particolare ha collaborato in questo lavoro, Cilla Cilla. Cosa significa Cilla Cilla? Cilla Cilla è il capoverso di una filastrocca infantile, perché come dicevo prima è un lavoro proprio fondato sull'infanzia, su un'infanzia del passato, il mondo dei bambini nella civiltà agricolo-pastorale. E l'altro musicista, Filippo Giordano, violinista, un altro componente storico del gruppo Guaragnaun, iniziato a lavorare con noi che aveva solo 15 anni, quindi adesso è un uomo e la bellezza di ritrovarlo ancora con noi quando può, perché non vive, vive praticamente a Roma, si divide tra Roma e Milano, quindi quando gli è possibile raggiungerci. Una parola proprio, cos'è per voi Guaragnaun? In 10 secondi. Cos'è per noi? Sono 40 anni di attività quest'anno che festeggiamo come gruppo. Abbiamo la soddisfazione di aver portato il repertorio dell'Alta Murgia in tutto il mondo in questi 40 anni. Per me è sicuramente un enorme privilegio poter sia suonare con questi compagni meravigliosi musicisti, soprattutto accompagnare Maria Moramarco, non me ne vogliono gli altri, ma era un sogno per me che venivo a vedere i loro concerti, rimanevo incantato, oggi mi trovo ad accompagnarla, non posso che essere orgoglioso.
Io vivendo da 20 anni fuori Altamura, per me insomma guadagniamo nel cordone ombelicale, che faccio fatica a staccare, non lo staccherò mai, penso. Bene, che altro dire? Spazio alla musica, Waragnaun, musica e tradizioni.